Allora, prima di presentare l'ultimo gruppo, ci siamo dimenticati di ricordare una cosa. Il 12 di gennaio in sala del Consiglio Comunale ci sarà la riunione per l'iscrizione al Carnevale 2012, per cui visto che siamo tutti qua, lo comunichiamo alle 9 in comune il 12 di gennaio. Adesso ricominciamo. Ultimo gruppo, li abbiamo tenuti per ultimi perché hanno vinto il Carnevale dell'anno scorso. Arriva direttamente la Forzano con
e ci racconterò qualcosa in anteprima. Come mai non c'è la foto di nuovo della... Ah, vediamo un po' il petto. Ah, ci tiene a specificare che non è lui. Ok. Allora, come mai proprio l'idea del gallo per il gallo di quest'anno? Beh, l'idea del gallo è stata per festeggiare i 20 anni del Teschetto. Sì, perché mi sono dimenticata di dire il titolo, che è L'Italia al caffè su My Guide al Purè. Allora, nella scheda ci avete scritto che, salvo complicazioni, il carro è lungo 14 metri e alto 10. Salvo complicazioni? Che va, 1,5 metri. Lungo 14 metri, scusate. Avete visto la porta, l'uscita non è quella. No. La complicazione potrebbe essere l'uscita della porta. Perché se facciamo uscire... Va molto bene, per uscire... Allora, da quanto tempo state preparando il carro e come dividete i compiti nella squadra? Visto che siete tanti, insomma. Sì. Cioè, in realtà non si fa mai, cioè, è un lavoro continuo, da che finisce un carnevale si ricomincia subito per quello dopo. E poi il secondo è che si può fare la carta, si occupa dei meccanismi, siamo tanti e ci dividiamo al lavoro. Cioè, per fortuna, finalmente un gruppo che ci dice che siamo tanti e ci dividiamo al lavoro. Siamo pochissimi e non riusciamo a fare tutto. Volete aggiungere qualcosa? Niente, per i movimenti abbiamo, per quest'anno abbiamo chiuso il pedale, perché non abbiamo trovato il disposto pedalare, allora abbiamo messo i movimenti per le pompe. Vabbè, poi c'è tanto bene, c'è cioè, dovrebbe disponibile. Va bene, vi ringraziamo, grazie a tutti gli attori. Per cui non mi dilungo.